Questo pezzo si intitolava A mani in tasca, che secondo Vladimiro dà il titolo all'EP. Io veramente il titolo non gliel'ho mai messo, però per lui si chiama l'EP A mani in tasca, quindi facciamolo, insomma, accontentiamolo. Bella scelta, ok, bene. E il prossimo brano che faremo si intitola Dark Room Blues. La Dark Room era un, non è come qualcuno di voi potrebbe pensare, ma era semplicemente una sala prove che avevo io in comune a vari altri miei amici, che era una stanza di una casa di un vecchio zio, eccetera eccetera, che però era, l'avevamo dipinta tutta di nero e c'era un pianoforte bianco dove io andavo, insomma, a suonare, e poi la sera veniva gente, si suonava, si provava. La Dark Room, e ora purtroppo non c'è più, quindi gli ho scritto un blues. Dark Room Blues. Thank you.
Abbiamo fatto Dark Room Blues e questo era L'Istante, un altro pezzo che però attualmente dovrebbe essere sotto un altro nome alla SIAE, perché L'Istante, c'erano già un altro Garibaldi con un altro istante, e ho provato a mettere un istante, non volevano, quindi ora fa ridere, però gli ho dato il nome in quel preciso momento. No. Ve l'ho detto che faceva ridere. Ma siccome mi piace Dino Buzzati, allora mi sembra che sia un suo racconto, un suo libro, quindi insomma me la cavo così, diciamo. Andiamo avanti con un pezzo che dedico a una mia grande fonte di ispirazione, il pianista Bud Powell, e si intitola Mr. BP. Thank you.
Vladimiro Carboni alla batteria. Fabio Di Tanno al contrabbasso. Andrea Garibaldi al pianoforte. Grazie. Facciamo ancora un paio di pezzi, poi un piccolissimo break, proprio piccolo piccolo, ve lo promettiamo, non come sempre che tutti i musicisti facciamo. Facciamo 5 minuti di pausa e poi sono mezz'ora. 5 minuti. Facciamo ancora un paio di pezzi miei e il primo che faremo si intitola Dove finiscono i campi, non senza il punto interrogativo. E il secondo pezzo invece Daily Tears. Grazie.
Grazie.